lo sguardo di Maria, di cui abbiamo detto ieri, riflettendo sulle parole di George Bernanos. Ma oggi lo sguardo della Madonna ci fa vedere un altro lato della vita. E lo facciamo attraverso le parole di un grande, anche questo, scrittore francese, uno scrittore che si è convertito al cristianesimo, alla fede, e parlo di Charles Péguy, che è morto in Francia nel 1914. Uno scrittore tuttora oggi famoso, ha avuto una vita travagliata, però dopo la conversione in lui, nonostante l'inquietudine interiore, resta accesa la lampada della speranza. E sapete per Charles Péguy chi è la speranza, chi è la lampada della speranza? È Maria, è la Madonna. Ha scritto delle pagine veramente belle, calde, vere, Charles Péguy, sulla Madonna. Ma io vi leggerò solo qualcosa, perché per lui Maria, come scrive il Cardinal Comastri, è la vetta più alta della speranza umana. Noi dobbiamo essere certi e sicuri che Maria è la nostra speranza, che Maria conosce il dramma dell'uomo, il dolore nostro. E non dimentichiamo che Maria sul Calvario era sotto la croce. E io sono convinto che sotto la croce, nonostante la sofferenza, Maria abbia ripetuto il canto del Magnificat, il canto della lode a Dio e del riconoscere la sua piccolezza. Ma Charles Péguy, in una lettera, confida al suo amico Joseph Lot quando vi sto per leggere: la Madonna mi ha salvato dalla disperazione, fu il pericolo più grande. Le persone come noi hanno sempre la fede e la carità necessarie. Ciò che può mancare è la speranza. Vedete come Péguy dice che il rischio più grande era appunto la disperazione. E per lui Maria è la speranza. Perché dice: la fede, la carità la possiamo avere, ma può mancare la speranza. E poi continua sempre Charles Péguy in questa confidenza, in questa lettera confidenziale scritta all'amico Joseph Lot, poi continua con queste parole: io mi sono salvato scrivendo il mio portico del mistero della seconda virtù, che è una delle opere più belle, più importanti di Charles Péguy. Figurati, continua Charles Péguy, che per 18 mesi non sono riuscito a recitare il Padre Nostro, perché non potevo dire sia fatta la tua volontà. Non potevo, capisci? Non riuscivo a pregare Dio perché non potevo accettarne la volontà. È terribile. Non si tratta di biascicare le preghiere, ma di dire veramente quello che si dice. E io non potevo dire veramente sia fatta la tua volontà. E cosa faceva? Allora pregavo Maria, dice Charles Péguy. Le preghiere a Maria sono preghiere di riserva e non ce n'è una in tutta la liturgia, non una, capisci? Non una che il più misero peccatore non possa dire veramente. Nel meccanismo della salvezza, l'Ave Maria è l'estremo soccorso. Con questo non ci si può perdere. Vedete come è bello, profondo, anche se inquietudine, quello che dice Charles Péguy, perché veramente Maria ci soccorre quando noi le diciamo: prega per noi peccatori. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.